Ha riscosso un buon successo di pubblico la compagnia perugina Cartago Teatro, che ha portato in scena Il Maniaco per la regia di Mehdi Krayem, spettacolo tratto da un testo scritto da Woody Allen pubblicato nel 1975. Due le recite al Teatro Franco Bicini di Perugia della commedia dai tratti noir e surreali, che ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso, indagando il rapporto del singolo con la propria parte folle, irrazionale e nascosta, e il modo in cui questa possa essere celata in piena vista nella vita di tutti i giorni. Qualcuno mi vuol dire di cosa stiamo parlando? È un testo, diciamo, una commedia nera, tutto succede a New York, un quartiere di New York dove appunto c'è questo maniaco che gira e tutto il quartiere si mette d'accordo di come acchiappare questo maniaco, e naturalmente tutti sono gli indizi che delle volte convergono, delle volte divergono. È il bello di questo spettacolo, che è molto movimentato, con colpi di scena finale. In scena attori tutti di età universitaria della Cartago Teatro, compagnia con sede a Casaglia, che offre laboratori di formazione teatrale per tutte le età fin dai primi anni 90. Fondata dal maestro Mehdi Krayem, tunisino a Perugia dal 1988, ha realizzato più di 30 produzioni in alcuni tra i più importanti teatri del territorio e collabora con decine di scuole della provincia. È sempre una bella esperienza lavorare con gli studenti universitari, non ti danno questa soddisfazione che magari qualche volta manco ti aspetti. Sono giovani, pieni di spiriti, di entusiasmo e di voglia di fare. Il teatro è vita, il teatro si manifesta in questa forza, in questa energia che hanno i giovani. Noi abbiamo avuto questo piacere di lavorare su questo testo perché ci piace anche Woody Allen, ma anche delle volte lavoriamo anche dalla bassa commedia alla alta tragedia. Abbiamo trattato anche testi di Aristofane o testi anche complessi come il Caligola. Abbiamo cercato di rendere a Perugia dei momenti con i giovani, di conoscere, di informare, formare tramite l'attività teatrale.